Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù, e la barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte gli venne verso di loro camminando sul mare, e i discepoli nel vederlo camminare sul mare furono turbati e dissero: è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Tutti insieme: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti esclamando: tu sei veramente il figlio di Dio, tu sei veramente il figlio di Dio. Parola del Signore. Uomo di poca fede, perché dubiti? Perché hai dubitato? Io sono il vivente, colui che domina il mare, domina i venti, colui che è il Signore del creato, il Signore della vita. Nessuno può sopprimermi, e dove sono io, ivi c'è la vita. Io sono il Salvatore, io non affondo mai. Tutto può affondare nella vita, ma io non affondo mai. E chi grida a me, io porgo a lui la mano, lo strapperò, lo salverò, calmerò il mare che muglia, farò tacere il vento che soffia, perché io sono il Signore. Fratelli e sorelle, leggiamo questo episodio in chiave personale e in chiave universale. Oggi l'attacco è rivolto alla Chiesa dal mare che muglia e dal vento che soffia. Il mare
è la corruzione umana. Il vento sono le correnti filosofiche, religiose, che cercano di sconvolgere, di urtare la nave che naviga nel mare della vita. Di sotto e di fianco e di sopra questa nave viene assalita, ma la nave non affonda perché c'è Cristo. Su tre punti oggi noi vediamo l'attacco del nemico, del serpente, il Leviatan, che sta nel mare, il grande serpente tortuoso di cui parla la scrittura. È il vento che viene dal nord o viene dal sud. Il vento che soffia da diversi punti e in alleanza con il mare impetuoso che viene agitato, cerca di sconvolgere la Chiesa in cui noi navighiamo. Diceva che sono tre i punti attaccati oggi nella nostra dottrina: Dio, Cristo, la Chiesa. Però la mira è sulla Chiesa. L'attacco è su tre fronti. Una volta che viene scossa la fede in Dio personale e l'uomo fa da Dio e non ha bisogno di lui, chi c'è sta a fare Cristo, inviato da Dio Salvatore? E se Cristo crolla, chi ci sta a fare la Chiesa, luogo in cui Cristo raduna il mondo, gli uomini e li salva? E allora l'attacco a Dio, l'attacco a Cristo e la Chiesa svanisce, non ha motivo di esistere. Sono questi tre attacchi che il nemico sferra in senso discendente, ma c'è l'attacco in senso ascendente, attacca direttamente la Chiesa, scuote così la fede della Chiesa nel suo Signore, in Gesù, istitutore della Chiesa, si sbarazza di Cristo. E così sbarazzatosi di Cristo, cerca di sbarazzarsi di Dio, come colui che ci ha creati, perché noi siamo nati da noi stessi. Noi ci siamo creati un Dio per conto nostro, per rifugiarci in Lui nei momenti del pericolo, mentre siamo noi a salvarci, noi adulti, noi cresciuti, che non abbiamo bisogno di un padre e di una madre, perché facciamo da noi. È un attacco che procede dall'alto, procede dal basso e tenta a distruggere tutti i valori nostri religiosi, tutto il credo nostro. Ma il grande Leviatan, che come serpente tortuoso guida nel mare e muove l'attacco, i figli degli uomini. Noi resistiamo all'attacco perché abbiamo Cristo. Finché noi crediamo in Lui e abbiamo fede in Lui, qualunque attacco svanisce. L'attacco alla Chiesa, luogo dove Lui abita, barca che cammina nel mare, e finché a lui
non può fondare perché egli è la vita. Non può essere obliterata l'idea di Dio perché questo Dio è disceso in mezzo agli uomini e apparso in mezzo agli uomini ed è lui pienezza della divinità e dell'umanità. È lui che ci indirizza al Padre da cui è venuto, perché Dio tanto ha amato gli uomini da salvarli ad ogni costo inviando il suo Figlio. Il punto centrale nostro è Cristo. Se noi siamo attaccati a Cristo, salviamo l'idea di Dio, salviamo l'idea della Chiesa, salviamo cioè tutta la nostra fede che si incentra su questi tre punti. Chiediamo oggi al Signore Gesù di avere fede, anche quando noi vediamo questi attacchi, anche quando noi subiamo le forze di questo attacco, non temiamo perché c'è Cristo con noi, c'è Cristo uomo, perché l'uomo posto a Dio, l'uomo posto a Cristo, l'uomo posto alla Chiesa, è nel fondo dell'uomo che ci sono queste tre esigenze che risorgono sempre. E se noi subiamo l'attacco, l'uomo che per natura religioso richiederà il suo Dio, richiederà il suo creatore, richiederà suo padre, l'uomo che si sente peccatore richiederà Cristo il Salvatore, colui che lo salva, l'uomo che ha bisogno di vedere altri uomini perché c'è in lui la dimensione sociale, vedrà nella Chiesa il luogo in cui gli uomini possono essere incontrati, in cui gli uomini possono riconoscersi fratelli tra di loro e figli dell'unico Padre. Ecco perché noi non possiamo temere finché abbiamo Cristo con noi. La sana dottrina e la sana prassi saranno sempre conservate perché Cristo Signore, che ha congiunto in sé l'umanità, risveglierà nell'umanità costantemente il senso della propria identità e delle proprie esigenze profonde. Noi crediamo in Cristo e la fede in Cristo e la salvezza su tutti i versanti. La fede in Cristo ci salverà, la fede in Dio nostro Padre, la fede in Cristo ci salverà quella nostra forza che abbiamo con noi, che è lo Spirito di Cristo, Spirito di verità, che ci fa credere che Lui è il Signore. Se noi crediamo in Cristo, crediamo nella Chiesa, di cui Cristo è il capo e noi la membra. Tutto sta a credere in colui che il Padre ha mandato, Cristo Signore. Quando la nostra fede vacilla, quando il mare è in tempesta, quando il vento soffia, gridiamo a Lui, come gridò Pietro, Signore salvami, ed Egli tenderà la mano e noi troveremo la salvezza. Il mare sarà messo a tacere, il vento sarà messo a tacere, e noi potremo godere il sereno perché Cristo rifulge come luce e come gloria del Padre in mezzo a noi. Tutto quello che si dice della Chiesa universale, tutto quello che si dice così per tutto, si dica per il singolo, per ciascuno di noi. Anche noi siamo la Chiesa di Dio, anche la nostra vita è come una barca in mezzo al mare e alla tempesta. Quante volte noi ci sentiamo perduti, il vento soffia, il mare si agita e noi non sappiamo come fare. Da un momento all'altro sentiamo che la barca della nostra vita viene inghiottita dalle onde, ma se noi guardiamo a colui che è sulla barca della nostra vita, a colui che è dentro di noi,
Se tendiamo le mani a Lui, se nella fede crediamo a Lui, noi saremo salvati. Diceva Gesù a Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non dubitiamo mai di Cristo, fratelli e sorelle. Piuttosto attacchiamoci a Lui. Siamo vicini a Lui. Abbiamolo sempre nella nostra barca. Il guai sarebbe se noi espungessimo dalla nostra barca Cristo, se dalla nostra vita e dalla nostra casa noi buttassimo a mare colui che è la salvezza della nostra casa e della nostra vita. E allora l'imperativo che oggi noi dobbiamo fare noi stessi è questo: imbarchiamo Cristo nella barca della nostra vita, imbarchiamo il Signore nella nostra casa, e allora la salvezza è sicura, perché Cristo non può essere inghiottito dalle onde, perché alla fin fine Cristo trionferà, egli è la vita. Alleluia. Uomo di Galilea, ti prego, fermati qui in questo luogo a te consacrato. Gesù liberatore, fermati in questo luogo e caccia via da questo luogo tutti i demoni che cercano di oltraggiare il luogo a te consacrato. Signore, all'ingresso ho incontrato tre demoni che si tenevano per mano. Si chiamavano ira, discordia e gelosia. Stavano tutti e tre all'ingresso. Poi si sono divisi, uno in un punto, poi l'altro in un altro punto e l'altro si nascose ai miei occhi. Signore, caccia via tutte queste tre bestie infernali, libera questo luogo perché a te è consacrato, libera da discordia, libera da ira, libera da gelosia, libera, oh Signore, questo luogo, fermati qui in mezzo a noi. Sferza, o Signore, tutte le forze del male e vadano via da questo luogo perché a te è consacrato. Non pungono i tuoi figli, non oltraggiano i tuoi figli e in questo luogo ci sia la pace. Uomo di Galilea, fermati in questo luogo. Noi ti invochiamo, uomo di Galilea, di nuovo. Fermati davanti a me, io sono malato, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, Fermati davanti a me, uomo di Galilea, io sono confuso. Nella mia casa c'è la discordia, nella mia casa non c'è più pace. Fermati davanti a me, uomo di Galilea, fermati davanti a me. Io sono deluso dagli uomini, sono deluso di tutto, non ho più motivo di vivere. Fermati Gesù, uomo di Galilea, fermati davanti a me. Signore Gesù, nella mia casa è entrata la disgrazia, una dopo l'altra. Fermati Signore Gesù, io ho bisogno di te. È entrata la malattia nella mia casa, fermati Signore Gesù, fermati Signore Gesù, entra in casa mia e tutto sarà salvo, il mio servo sarà salvato. Vieni, Signore, fermati qui, fermati davanti a me, guardami, io spero in te. Fermati, Signore, davanti a me, dammi la tua mano, Signore, ridammi forza e coraggio. Dimmi pure che io ho poca fede, ma mostrami il tuo sguardo, Signore.
Mostrami il tuo cuore, Signore, e dammi la tua mano. Ho bisogno di te. Uomo di Galilea, fermati davanti a me. Di nuovo. Di qui davanti a me, salvami, uomo di Galilea, guardami, uomo di Galilea, guarda lo stato in cui mi trovo, guarda la mia angoscia, il male è entrato nella mia casa, mia figlia è malata, mio figlio è malato, mio padre è malato, mia madre è malata, mia sorella è malata, mio fratello è malato. Uomo di Galilea, ferma il male, ferma il male, distruggi il male, distruggi il cancro che mi rode, distruggi il tumore che ha invaso il mio corpo, ha invaso il corpo dei miei familiari. Uomo di Galilea, distruggi tutte le malattie che hanno infestato la mia casa. Uomo di Galilea, fermati nella mia casa e di oggi la salvezza è entrata in questa casa. Uomo di Galilea, salva la mia famiglia. Uomo di Galilea, libera la mia famiglia. Uomo di Galilea, vieni a consolarmi perché io sono desolato per tutto quello che mi succede. Uomo di Galilea, vieni a consolarmi, vieni a liberarmi, vieni a darmi la vita. Uomo di Galilea, passa. Passa, uomo di Galilea, e porta la salvezza, porta la guarigione, porta la liberazione.